riusciamo mai a promuovere la nostra terra in modo efficace. Perché ci troviamo qui oggi? Oggi volevo fare una chiacchierata su un mondo che, diciamo, per noi è diventato una cosa quasi scontata, cioè il mondo del web, il mondo di internet, il mondo di social network. Oramai la comunicazione sia, diciamo, imprenditoriale e anche non, anche solo a livello di amicizie, di scambi, di parlare insomma tra persone, oramai è tutto sul web. Però non tutti sappiamo come funziona questo web, eppure tutti sappiamo magari di essere professionisti del web, ma forse ci dimentichiamo che qualche passaggio non farlo oppure non conoscerlo può portare a dei problemi. Leggevo ieri una ricerca che avevano fatto su alcune aziende, che il 50% delle aziende che fanno una sorta di fai da te promozionale sul web, quasi il 50% questa pubblicità, questa forma di comunicazione è una forma di comunicazione che diventa quasi inefficace, quindi una sorta di perdita di tempo. Questo perché? Perché talvolta abbiamo sempre le cose scontate, siamo sempre un po', anche poi con il fatto di social, ci rendiamo, siamo un po' tutti professori, tutti un po' scienziati della materia, e cerchiamo insomma di farlo un po' una sorta di fai da te, come se fossimo già super laureati o professori. Ecco, questo talvolta è un bene, perché è un bene che ci sia anche la passione per queste nuove tecnologie, però talvolta è anche un male. E quindi ecco perché la giornata di quest'oggi, questa giornata formativa, vuole proprio andare a conoscere tutti i segreti, gli esperimenti, tutte le tecniche, i trucchi, per essere veramente più visibili in questa nuova autostrada. Perché questo? Perché noi dobbiamo arrivare al consumatore, il consumatore è quello che fa il mercato, quindi noi non è che siamo grandi imprese, non è che siamo diciamo un mega multinazionale, siamo dei piccoli imprenditori che vogliamo trovare la nostra nicchia e quindi vogliamo insomma incanalarci e quindi cercare di sapere qualcosa in più per poter promuoverci. Io naturalmente ringrazio anche tutti voi presenti, ringrazio anche la scuola, l'istituto professionale di Bottanaggi di Macerata, qui è la quarta classe, sezione grafica e pubblicitaria, quindi vi ringrazio, accompagnati dai professori Antonini Matteo, Romina Ramadori e Irene Correa, e ringrazio insomma per essere qui quest'oggi. Quindi cercheremo anche con i ragazzi, quindi è monito anche ai nostri relatori, di poter anche capire l'attenzione di questi ragazzi che stanno proprio in una fase di crescita e quindi magari già avere delle nozioni possono poi aiutarle anche nel futuro, quindi anche capire come le aziende ragionano, anche per loro è un modo per poter farsi un'idea che poi si affacceranno al mondo del lavoro. Questa giornata è un po' una versione 2.0, perché l'abbiamo fatta nel 2011, quando ancora diciamo l'internet era sì qualcosa di comune, però ancora non era così professionale. E anche quella volta abbiamo fatto questa bellissima esperienza proprio qui in Camera di Commercio con il gruppo Sisi Torrentino, qui vedo Fabio Mazzocchetti, che insomma avevamo lanciato questa idea, poi ci siamo un po' rincontrati, poi anche le nostre aziende volevano sapere un po' di più e quindi abbiamo deciso di farlo, anche se questo è un po' vicino a Natale, tantissimi sono gli impegni, però avevamo voluto rifare questo appuntamento proprio qui in Camera di Commercio e fare una sorta di 2.0. E questa volta abbiamo anche un altro compagno di viaggio, perché oltre alla Papai, quindi, e alla Camera di Commercio, che ringraziamo per tutto per quello che insomma ci fa ospita quest'oggi, c'è anche la Compartigianato di Imprese. Compartigianato anche una grande categoria professionale ed economica, e qui oggi abbiamo un rappresentante che è un po', diciamo, una sorta di guru dei servizi digitali per quanto riguarda la Compartigianato. Anzi, io, se Giuseppe Ripani vuol dire che coloro che servono, poi chiudiamo la fase così introduttiva per poi lasciare il succo della questione ai nostri ragazzi. Prego Giuseppe. Grazie Presidente, buongiorno a tutti e ringrazio per quello che siete passati tanto per aver colto lo spirito di collaborazione. Oggi mi sembra un esempio positivo di come anche l'associazione fra di loro
esempio, uno dei canali digitali, quello della vendita di prodotti e di servizi attraverso il mondo del digitale. Per quello possiamo, oggi non possiamo più parlare soltanto di web, perché sappiamo che il digitale è un insieme. Possibile, perché poi il 9 dicembre scorso, qualche giorno fa, abbiamo
imprese passa per il digitale. E questo va bene, ma nessuno si pone la domanda, sì, ma dove? Perché poi, questa è la questione, è vero, tutti percepiamo che è un'opportunità, poi andiamo a guardare i numeri, sono pochissime le imprese in questo territorio che hanno, che fanno veramente numeri e volumi e fanno, diciamo, business su questi canali. Qui c'è la vostra domanda, ma se è, uno, se è una cosa così importante, perché non si riesce in qualche modo a declinarla? Perché occorre non fare più errori micidiali? E io che sono informato, quindi ve lo dico, il problema del digitale non è, non sono gli strumenti informatici, quindi diamo gli scontati che esistono, ne sono quelli il costo, perché fatto 100 un costo, gli strumenti informatici saranno 10.